Buonasera, Capote in trasferta, Lago La Sorgente, siamo sul Turinese. Oggi con i miei ragazzi, Gabriele e Andrea, vi presenteremo le ultime nate in casa Milo, che sono l'uso uso, specialmente affezionati perché è stata sviluppata da noi, e Lattilo. E poi il mulinello Sicope, che è un mulinello fatto appositamente per la pesca allo storione. Questa qua è la Attilo, è una canna studiata per combattimenti molto gravosi con pesci molto importanti, anche oltre i 100 kg. Per pescare sulle lunghe distanze è ottimale, ha un carbonio veramente di alta qualità, ha 5 anelli e 4 sezioni, è una 4,20 m, ha degli anelli molto particolari perché sono ultra leggeri. Sono studiati per non segnare proprio minimamente il filo non subisce alcun niente proprio, cioè lavora benissimo. È una canna molto molto robusta, c'ha un pomello da combattimento già di serie. Il primo pezzo, il primo manico qua sotto è una guaina termorestringente antiscivolo ed è una canna veramente veramente potente con un'azione molto parabolica e dà molta fiducia. Io l'ho provata e puoi veramente tirare senza nessun problema e fare dei combattimenti con dei pesci veramente importanti senza nessun problema. E che dire, io l'ho provata, mi è piaciuta veramente tanto. Non è la solita canna, è una canna veramente bella, anche esteticamente è veramente bella, con dei bellissimi colori, il carbonio tutto intrecciato. Veramente bello di alta qualità e penso che sia un Casamilo una delle canne più potenti che abbiamo fatto e di altissima qualità. La Uso Uso è una canna stata studiata da noi del team Capote in trasferta e abbiamo voluto creare la Uso Uso dopo mesi e mesi di lavoro con una particolarità, una canna a 5 sezioni che non esiste nel commercio. 5 sezioni perché se, a parer nostro ci aiuta molto nel lavorare il pesce nel sottoriva. E comunque nei 25 metri che è la lunghezza giusta su cui pescare. È una canna di 200 grammi, 4,20 m e ha 5 anelli, doppio ponte ed è consigliata molto per i principianti perché anche sulla ripartenza del pesce sottoriva con la frizione chiusa si riesce molto a controllare il pesce, la canna e il filo, perché comunque è un'azione morbida.
E adesso vi presento un nuovo mulinello nato nella casa Milo, il Ciclope, nato specialmente per la pesca in mare. Ha una frizione micrometrica tarata fino a 18 kg e per questo motivo si può usare tranquillamente per la pesca allo storione. È un mulinello equilibrato, non pesante, perciò sulla canna e sui lanci e soprattutto su prendere il pesce si comporta abbastanza bene. Ha 7 cuscinetti, ha l'albero in acciaio inox, pignone in ottone. È un mulinello molto fluido e è un buon compromesso per chi vuol fare questa pesca. Con questo io vorrei ringraziare il proprietario del lago Alessandro e vi auguro per una buona serata e al prossimo video.